C'è stato un ennesimo dissing tra Elisa Angius e Gabriel Rennis. Tanto lo so che ti manco e... Cioè, veramente pensa la gente che a me manchi Gabriel? No! Sono volate frecciatine shock. Non mi manca per niente, anzi, mi imbarazza sapere che ci sono state insieme. Deve capire che si deve un attimino sviluppare il suo cervello. Questa è letteralmente una storia senza fine. Molto cringe, giuro, molto imbarazzante, io mi vergogno. Scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo video dedicato al collegio numero 7. C'è stato un ennesimo dissing tra Elisa Angius e Gabriel Rennis. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto, gossip, drama e ovviamente le news sul collegio numero 7. Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ed eccoci qua ragazzi, nuovo video dedicato al collegio numero 7, nuove notizie, super super shock che vi devo raccontare, ma soprattutto novità super scottanti sulla nostra coppia con la C maiuscola, Elisa Angius e Gabriel Rennis. Sì ragazzi, torniamo ancora una volta a parlare di questa coppia, di questo amore, di questa coppia super scoppiata e soprattutto delle frecciatine continue che Elisa e Gabriel si sono scambiati in queste ultime ore. Oh mio Dio, sono super emotionated! Prima di iniziare, ovviamente, vi ricordo che ci eravamo lasciati con Gabriel ed Elisa Angius. In che modo? Beh, parlando di questo ritorno di fiamma che in realtà mai è avvenuto. Anzi, a parlare era stata proprio Elisa Angius che aveva detto: ragazzi, no, con Gabriel è finita, è una storia passata e va bene così. E se vi siete persi tutto quel video nel quale parlavamo di questo ritorno di fiamma tra Gabriel ed Elisa Angius, ve lo lascio qui nella i di informazioni. Ma ovviamente ragazzi, oggi ci sono delle novità, anche perché lì all'orizzonte c'è un nuovo dissing. Cosa? Lo scontro social tra Gabriel Rennis ed Elisa Angius parte proprio da una storia che condivide Gabriel su Instagram e diciamo che è un po' una sorta di frecciatina, perché dice questo: tanto lo so che ti manco. E tutti quanti, di fronte a queste poche parole, abbiamo ovviamente pensato ad una frecciatina contro la sua ex fidanzata Elisa Angius, della serie: beh, guarda che lo so che ti manco, cioè inutile che fai ste cose sui social, di qui, di là, di su, di giù, quando poi la verità è che mi che io ti manco, no? Quindi, ovviamente, di fronte a questa frecciatina, neanche troppo velata, Elisa Angius, che non si tiene un cece in bocca, ha deciso di rispondere per filo e per segno, mettendo a posto il suo ex Gabriel Rennis. Su Instagram, infatti, Elisa Angius parte dicendo questo: illuso, tu e quei tuoi video imbarazzanti mi hanno solo fatto venire voglia di dire che non è vero che stavamo assieme. Immagina che mancanza, soprattutto se il nostro grande amore l'ho fatto finire io. Ragazzi, che lo sentite anche voi nell'aria questo odore di asfalto fresco, perché scusa Gabriel, ma veramente, cioè, Elisa Angius, cioè, ti ha detto illuso tu e i tuoi e quei video imbarazzanti che pubblicavi. Ragazzi, io volo verso l'infinito e oltre, perché Gabriel Rennis ed Elisa Angius, quando se le dicono sui social, ci fanno solo che volare, cioè veramente prendere il volo e addio. Detto questo, comunque, che cosa succede? Erano più o meno le 8:30 di sera, le 8, adesso non ricordo di preciso, e mi imbatto nella live, nella diretta di Elisa Angius, che stava facendo così a caso, quindi l'ho seguita e state bene attenti, perché adesso guarderemo insieme il contenuto di questa diretta. Ad un certo punto Elisa asfalta nuovamente Gabriel, perché tutto quello che abbiamo visto ultimamente qua sui social, lui che diceva sì, ci sarà un ritorno di fiamma, bla 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 bla,
altro non sarebbe che, insomma, una trovata per fare hype con la sua ex Elisa Angius, ed ovviamente lei non condivide. Tutto questo, anzi, ha avuto delle parole abbastanza piccanti su Gabriel. Guardate. Avendolo bloccato, non so che storia ha messo. Perché l'hai bloccato? Perché non voglio più vedere le sue storie sui video. Cioè, mi ha proprio rotto le palle, capito? Non voglio più vederlo. Non è successo niente, ragazzi. Nulla. Lui ha messo una storia. Lo so che ti manco. Diciamo che non è proprio così. Io mi vergogno, mi imbarazzo proprio queste cose. Non ce la posso fare. Siete in cattivi rapporti, ma in realtà siamo rimasti in buoni rapporti. Il problema è che lui continua a mettere queste storie. E è chiaro che io rispondo perché, cazzo, io all'inizio non ho risposto, poi ho visto che è uscito su Weibo e ho pensato, poi tutti pensano davvero che io manchi a lui. Cioè che, no, scusate, che mi manchi. Cioè, veramente pensa la gente che a me manchi Gabriel? No, non deve pensare questo perché non mi manca per niente. Anzi, mi imbarazza sapere che ci sono state insieme dopo quello che ammette. Ma deve capire che si deve un attimino sviluppare il suo cervello perché letteralmente non capisce niente. Scusatemi. Qui ho altre persone nella testa, non ho sicuramente lui, cioè è nell'ultimo dei miei pensieri. Non lo sto proprio pensando. Si può fare proprio un bel viaggio e andarsene. Molto cringe, giuro, molto imbarazzante. Io mi vergogno. Non voglio dire a tutti che io sono l'ex Capolinea. No, meglio, ci ascoltiamo musica con le cuffiette. Sì, ti prego. Ciao ragazzi, è stato bello. Bene, dopo questa diretta il dissing continua, anzi, ad un certo punto che cosa succede? Elisa Angius decide di bloccare letteralmente su Instagram o comunque sui social in generale proprio Gabriel Rennis e lo fa appunto bloccandolo, ragazzi, nel senso che se lui andava sul suo profilo leggeva utente non trovato. Al che cosa succede? Gabriel condivide degli screenshot anche con delle, insomma, de dei messaggi con Elisa Angius e dice: "Dico solo questo, amore mio, non sentirti al centro del mondo perché non ci sei. Per mia fortuna ho anche altre ex, perciò non vedo il motivo per cui ti senti presa in causa. Nessuno ha fatto il tuo nome. Cos'hai? La coda di paglia? Non penso sia così, quindi perché vuoi stare sempre in mezzo? Datti meno importanza, amore. Secondo voi sto a perdere tempo con una ragazzina che non solo sputa nel piatto in cui ha mangiato e che se cerchi in privato ti blocca?" E proprio di fronte a questa storia, Elisa Angius decide di rispondere e lo fa scrivendo questo: "Raga, lasciatelo pure fare. La storia era per me e lo sapete benissimo. Non vorrei mai pensasse che posso anche solo minimamente ripensare a stare con una persona come è diventato lui. L'interesse mio era passato, anche perché continuava ad abbracciare tipe addirittura sue ex mentre stavamo assieme. Rispondeva dopo ore e in una discussione spariva quando sapeva che io soffrivo d'ansia. Ha avuto anche il coraggio di meravigliarsi che sia finita tra di noi quando il sentimento non c'era più. E lo sapeva già da tempo perché glielo avevo detto. Non sto sputando dove ho mangiato, perché tu all'inizio eri completamente un'altra persona. E solo di quella persona io mi sono innamorata. Sicuramente non sembravi il tipo che andava a baciarsi bambine e a palpare il culo per bene facendo il video per registrare il momento fantastico." Ed ovviamente di fronte a queste parole shock, Gabriel Rennis decide di rispondere e lo fa così: "Penso si commenti da sola e sono contento che molti di voi l'abbiano capito. Non sa più dove arrampicarsi ora. E già che va a parlare di cose nostre private pubblicamente, vale zero. Io almeno non mi sono mai permesso di farlo e mai lo farò. Detto questo, chiudo. Non c'è bisogno di aggiungere altro, sono abbastanza schifato e senza parole. Ho sprecato fin troppe parole per una persona che non ne merita mezza, a parer mio. Buonanotte a tutti, ma ovviamente, come ben sappiamo, visto che insomma, si sprecano, no, le risposte in tutta questa vicenda, Elisa Angius decide di mettere la parola fine a tutta questa vicenda. Ricondivide i messaggi di Gabriel Rennis pubblicati su Instagram e dice:
Hai iniziato tu, cuore, e sono cose che invece c'entrano con il discorso che ho fatto io. Sai bene che se dovevo raccontare le cose private l'avrei fatto molto meglio. Ho citato il minimo. Che ridere poi? A cosa mi dovrei aggrappare e perché? Detto questo, ho finito di rispondere a qualsiasi provocazione. Voglio vivere in pace e come avete visto sui social è come se non ci fossi più, perché mi sono stufata del web, un po' in generale. Ed in effetti questo è vero perché io ho visto sempre meno Elisa Angius, soprattutto su Instagram, forse su TikTok ha pubblicato più video, ma devo dire che la vedo un pochino assente al momento sui social. Questo dissing che è scoppiato dal nulla mi ha lasciato abbastanza perplesso, anche perché io ho detto, ma che sta succedendo? Cioè io ero lì, tranquillo, ad un certo punto vedo le storie di Gabriel, di Elisa Angius e dico, ma che sta a succedere? Poi vedo tutto questo, vedo la diretta di Elisa Angius, vedo che comunque si lanciano altre frecciatine, allora dico, ma mica erano rimasti in buoni rapporti, cioè che sta a succedere ragazzi? Perché io veramente, boh, cioè da che erano in buoni rapporti più o meno a che si sono bloccati addirittura su Instagram, che sta a succedere? Non lo so, me lo continuo a chiedere perché appunto vorrei delle risposte, ma mi sa proprio che l'unica risposta che possiamo avere è che Elisa Angius e Gabriel Rennis non torneranno più come la mia voce, perché questo è chiaro proprio. Non torneranno più insieme e mi sa proprio che questo dissing ha messo la parola fine a qualsiasi probabile ritorno di fiamma tra i due. Mi sa proprio che non accadrà mai. Ed io in realtà, ragazzi, sono un po' dispiaciuto perché onestamente speravo in un loro ritorno di fiamma, ma soprattutto speravo che rimanessero in buoni rapporti. Purtroppo questa cosa non è avvenuta, vuoi perché si è voluto fare un po' troppo hype su questo ritorno di fiamma finto, vuoi perché, non lo so, insomma, sono due caratteri anche abbastanza forti e fumantini e quindi capite che Gabriel Rennis e Elisa Angius forse veramente non sono fatti l'uno per l'altra. Quello che più mi ha sconvolto in tutta questa vicenda è leggere le parole di Elisa Angius che a più riprese ha detto Gabriel non è più la persona di prima, non è più la persona della quale io mi sono innamorata. E queste parole, fate bene attenzione, ci fanno molto riflettere, perché effettivamente io ho visto dei video dove Gabriel Rennis bacia un sacco di ragazze, eccetera, eccetera. Ok, sono contenuti da mettere su TikTok e Instagram, ma allo stesso tempo, forse chissà, la popolarità, il successo hanno fatto forse del male a Gabriel Rennis? Non lo so, ragazzi, dovremmo chiederlo a lui e chissà, magari glielo chiederemo. Per il momento questo è tutto, cioè questo dissing davvero inaspettato tra Elisa e Gabriel ci ha un po' intrattenuto, diciamocelo, ci ha fatto passare una domenica diversa. E arrivati a questo punto, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io non ho più voce, non so più che dire, posso solo dirvi che il video può finire qui. Se vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta Mark. Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao.